Eric era profondamente innamorato di Carrie e decise finalmente di invitarla a uscire. Voleva rendere il momento romantico, quindi, invece di mandarle un messaggio, scelse di scrivere l'invito con il gesto sul marciapiede, proprio sotto la sua finestra. Vi era scritto: «Carrie, ti aspetterò domani alle 19 in punto nel ristorante Star». Anche Carrie era innamorata di Eric e sarebbe uscita con piacere. Tuttavia, non si presentò mai. Perché? Il fatto è che ha incominciato a piovere e l'invito si è sciolto. Carrie semplicemente non l'ha visto. Spero che riescano a risolvere. Ci sono 70 piani nel palazzo. Più si sale in alto, più persone ci abitano. A quale piano va più spesso l'ascensore? È il piano terra. Gli abitanti di tutti i piani scendono al piano terra. Un centro spa di lusso ha ricevuto una chiamata anonima. Qualcuno ha chiamato per segnalare che una donna sta pianificando di rubare gioielli costosi dai visitatori del centro spa. Il personale ha iniziato a cercare quella donna per accompagnarla fuori. Riesce a trovarla? Guarda, c'è una signora che sta facendo una pedicure. Non sembra sospetta, ma è l'unica che non indossa un braccialetto speciale. Sicurezza! L'altro giorno Kelly stava frugando nella soffitta della sua zia quando accidentalmente incappò in 5 catenelle corte, ognuna composta da 4 maglie d'argento. Pensò che sarebbe stato fantastico se le avesse combinate tutte in un'unica grande catena di 20 maglie. Quando tornò in città, portò quelle piccole catene da un gioielliere. Lui le disse che sarebbe costato 5 dollari per ogni maglia d'argento che avrebbe dovuto rompere e poi risaldare. Quanto costerà la catena? Kelly avrebbe potuto farlo per 25 dollari se avesse chiesto al gioielliere di rompere un anello in ogni catena. Ma lei era davvero intelligente, quindi ha chiesto al gioielliere di rompere tutti e 4 gli anelli in una catena e usarli per collegare le altre catene, il che le è costato solo 20 dollari. Un saggio re decise di trovare qualcuno che potesse sostituirlo. Volle organizzare una sfida e colui che l'avrebbe superata sarebbe diventato il nuovo re. Chiunque volesse aspirare al trono doveva inserire un intero cetriolo in una bottiglia di vetro senza tagliare il cetriolo o danneggiare la bottiglia. I partecipanti avevano una settimana di tempo per riuscirci. La sfida sembrava impossibile, quindi solo 5 persone decisero di partecipare e ci fu un solo vincitore. Come fece a mettere il cetriolo nella bottiglia? Ha messo un cetriolino, ancora attaccato al suo stelo, dentro la bottiglia. I cetrioli crescono piuttosto velocemente, quindi ha avuto abbastanza tempo per vincere quella competizione. E ora è il re. Hanno abbassato un po' troppo gli standard, non è vero? Joanna e Josh erano in luna di miele in Italia. Il primo giorno fecero un tour della città di Venezia e lasciarono tutte le loro cose nella camera d'albergo. Quando tornarono, qualcuno stava fuori dalla loro porta tentando di entrare. La coppia chiamò subito il receptionist, ma l'uomo affermava che Joanna e Josh gli dovevano dei soldi per i tour fatti negli ultimi 4 giorni. Il receptionist capì subito che l'uomo stava mentendo. Come fece a capirlo? Era il primo giorno della coppia in hotel. C'è un barile d'acqua nel cortile. Guardi dentro e dici che è più che mezzo pieno, ma il tuo amico sostiene che è meno che mezzo pieno. Come puoi capire chi ha ragione senza usare strumenti di misurazione o rimuovere acqua dal barile? Inclina il barile in modo che l'acqua tocchi il suo bordo. Se riesci a vedere il fondo, il barile è meno di mezzo pieno.
Se il fondo è ancora coperto d'acqua, è di più. Due coppie stanno per sposarsi. La sala è piena di invitati. Le spose sono splendide nei loro lunghi abiti bianchi e gli sposi sembrano completamente felici. Improvvisamente, uno degli ospiti si accorge che c'è qualcosa di sbagliato con una delle coppie. Riesce a indovinare cosa? Guarda questa coppia, queste persone non hanno affatto riflessi, devono essere vampiri. In una delle galassie esiste il pianeta rosa. Ci sono molte persone, ma pochi animali. Vi vivono solo galline e galli. Possono essere di tre diversi colori, rosa, rosso e giallo. Andrew è andato su quel pianeta per vedere i suoi amici durante il fine settimana e mentre camminava per la strada ha visto tre coppie di uccelli innamorati. Nessun uccello può avere un partner dello stesso colore. Puoi indovinare il colore del partner della gallina rossa? È il gallo giallo. La gallina rossa non può uscire con quello rosso e il gallo rosa, come vedi, è follemente innamorato della gallina gialla. La zia di Emily ha comprato una bottiglia di profumo per il compleanno di sua nipote. Purtroppo non ha potuto tenerla perché Helga, sua sorella, è terribilmente allergica ai profumi. Emily l'ha riportata alla zia che l'aveva comprata per $65. La vecchia signora l'ha venduta a qualcuno per $80. Poi si è ricordata improvvisamente di avere un'altra nipote, quindi l'ha ripresa per $70. Sally, la nipote dimenticata, si è rivelata allergica anche lei, quindi la zia ha dovuto venderla di nuovo per $60. Ha guadagnato qualcosa. Sì, ha guadagnato $5 e ha preso un frappuccino per lo stesso importo. Sei intrappolato in una stanza che si sta lentamente riempiendo d'acqua proveniente da un rubinetto nel muro. Non ci sono finestre nella stanza e la porta è sigillata. Hai a disposizione uno spazzolone e un grande secchio. Quindi come pensi di uscirne? Questo era semplice, devi solo chiudere il rubinetto. Sally lavora come barista. È lei quella che ha servito la zia di Emily con quel frappuccino. Questa mattina ha fatto cadere una tazza piena di caffè. Fortunatamente la sua maglietta bianca non si è macchiata, ma ci ha messo un po' a pulire il disordine. Come mai? C'erano chicchi di caffè nella tazza. Sono finiti proprio sotto il bancone. Dopo che la banca fu rapinata, la polizia trovò i soldi nel parco tra i cactus. Gli agenti di polizia arrestarono tutti i sospetti e quasi immediatamente capirono chi era il rapinatore della banca. Puoi fare lo stesso in 10 secondi? Questo ragazzo sulla sinistra ha graffi lasciati dai cactus su tutto il corpo. Dennis era a casa a guardare la TV. Improvvisamente, il costosissimo vaso di sua moglie cadde e si ruppe nella loro camera da letto. Corse nella stanza giusto in tempo per vedere un estraneo saltare dalla finestra e scappare. Dennis tentò di inseguirlo, ma i suoi occhiali si appannarono a causa del freddo. Per questo non fu in grado di identificare chi fosse. Quando arrivò la polizia, ascoltarono la sua storia e capirono immediatamente che stava mentendo. Dennis inventò questa storia per non dire alla moglie che aveva rotto il vaso. Come lo seppero? Chiunque indossi occhiali sa che non si appannano quando si passa da una stanza calda al freddo. È esattamente il contrario.